Praticamente da sempre, le tre piramidi di Giza hanno affascinato e incuriosito il mondo intero. Non a caso, sono considerate il simbolo per eccellenza dell'antico Egitto. E tutti, almeno una volta, ci siamo chiesti: ma come hanno fatto gli antichi egizi a costruire tali opere con delle attrezzature così primitive? Tenete conto che, secondo gli accademici, gli egizi a quei tempi erano talmente primitivi che non conoscevano né l'uso della ruota né del ferro. Nonostante questo, l'egittologia accademica afferma di aver svelato tutti i misteri delle piramidi e tutto quello che c'è da sapere è finito stampato sui libri di scuola di tutto il mondo. Ma come è stato dimostrato nel video intervista con gli autori del libro Giza, la caduta del dogma, la verità è che le teorie accademiche sono prive di qualsiasi fondamento scientifico e si basano soprattutto su dogmi ideologici che non possono essere messi in discussione. Quindi chi fosse interessato a capire quanto basta poco per mettere in seria discussione le teorie accademiche che ci insegnano da sempre sulle piramidi è vivamente invitato a vedere l'intervista in questione. Ma con questo video noi andremo a mettere il dito in una piaga diversa, mettendo in luce certe curiosità e caratteristiche delle piramidi che probabilmente non conoscevate e che dimostreranno due cose. 1. La storia e l'egittologia accademica non ci hanno capito un c***o. E 2. Gli antichi egizi avevano delle conoscenze scientifiche e tecniche impossibili per la loro datazione storica. Quindi tenetevi pronti, preparatevi a rimanere sconvolti e a buttare via i vostri libri di storia sull'antico Egitto, perché si comincia! Inoltre, se vi piacciono questi tipi di video, vi invito ad iscrivervi a questo canale e di attivare le notifiche, perché altri video del genere sono in arrivo. Partiamo dalla più maestosa e misteriosa delle tre piramidi di Giza, quella che viene volgarmente definita la piramide di Cheope. Le sue dimensioni sono imponenti. Il perimetro della piramide misura 921,461 metri, mentre l'altezza è pari a 146,61 metri. Se si divide il perimetro per il doppio della sua altezza, viene fuori un numero molto particolare, 3,14. Conosciamo tutti questo numero, è il famoso pi greco che venne scoperto nel 225 avanti Cristo dal famoso matematico greco Archimede di Siracusa. Ovviamente il problema salta subito all'occhio. Come hanno fatto gli antichi egizi ad anticipare di quasi 3000 anni la scoperta del pi greco? Con quali strumenti e conoscenze sono riusciti a calcolare esattamente il 3,14? Ovviamente, da parte della storia accademica, la risposta è semplice. È solo una curiosa coincidenza. Nulla di più, nulla di meno. E se questo vi sembra assurdo, sappiate che il meglio deve ancora arrivare. Molti non sanno che le pareti della piramide non sono perfettamente dritti e lineari. Infatti, le sue pareti non sono lisce, ma convesse e corrispondono al valore in gradi della curvatura terrestre. E ciò permette di migliorarne la stabilità. Avete capito bene il grado di curvatura dei lati della piramide? Tutti e quattro, non solo uno a caso, corrisponde al grado di curvatura del nostro pianeta. Ora qualcuno deve spiegare come diamine hanno fatto gli antichi egizi, che non conoscevano nemmeno l'utilizzo della ruota, a sapere quanto fosse curva la Terra. Non solo bisogna avere delle capacità ingegneristiche disumane per poter ricreare l'esatta curvatura terrestre su ogni lato della piramide, ma bisogna sapere, prima di tutto, calcolare l'esatta curvatura del nostro pianeta. Qualcuno afferma che non c'è niente di tanto assurdo, infatti è noto a tutti che nel III secolo a.C. Eratostene di Cirene, città che si trova nell'odierna Libia, misurò il raggio della Terra ottenendo una misura che differisce solo del 5% dal valore attualmente conosciuto. A parte che ci sono circa 3000 anni di differenza e quindi il problema rimane, bisogna poi stare attenti a non confondere le cose. Un conto è calcolare la circonferenza della Terra, un conto è calcolare il raggio di curvatura della Terra. Sono due cose molto diverse. Ma non è mica finita qui. Anche la posizione della piramide ci rivela delle conoscenze sorprendenti.
Le quattro facce della Grande Piramide guardano esattamente verso il nord, il sud, l'est e l'ovest del mondo. Secondo i recenti calcoli, la differenza con il polo nord magnetico è di appena 3 minuti di grado, uno scarto davvero insignificante, 0,015%. Il tutto ovviamente senza bussola, perché secondo alcuni autori l'invenzione della bussola viene attribuita ad un italiano, Salomone Ireneo Pacifico, vissuto tra il 778 e l'846. Altri attribuiscono l'invenzione della bussola ad un marinaio amalfitano, Flavio Gioia, vissuto tra il 1250 e il 1300. Dunque la domanda è semplice: come diamine hanno fatto i costruttori delle piramidi a sapere dove si trova il polo magnetico terrestre con una precisione così millimetrica? La risposta definitiva dell'egittologia accademica ancora non c'è e si limita ad affermare che si tratta di una fortunata coincidenza, dimenticandosi che non deve semplicemente spiegare come hanno fatto a trovare il nord, ma bensì la precisione di tale orientamento. Ma c'è dell'altro, anche la posizione della Grande Piramide stessa ha qualcosa da dirci. Molti infatti non sanno che la Grande Piramide di Cheope poggia, infatti, esattamente al centro della massa terrestre, cioè all'incrocio fra il meridiano, il trentesimo, e il parallelo, il trentesimo, che coprono la maggiore porzione di terra. In questo senso non è azzardato affermare che la Grande Piramide segna il vero centro del mondo. È possibile che gli antichi siano stati in grado di individuarlo e abbiano voluto sottolinearlo costruendoci sopra i loro enormi monumenti? Domanda interessante, ma prima di questa c'è una domanda ancora più interessante. Come accidenti hanno fatto gli antichi egizi, che non avevano né bussole, né ruote, né niente, a sapere che la piramide si trova esattamente sul centro della massa terrestre e che quindi è allineata con il suo asse di rotazione? Possono sembrare dei discorsi assurdi e difficili da capire, ma se sono difficili per noi, immaginate quanto doveva essere difficile per loro. Se poi consideriamo che il perfezionamento del calcolo dei meridiani e della longitudine sono stati portati avanti dalla cartografia fino al XVIII secolo, appare evidente che l'antico sapere degli Egizi diventa una verità completamente diversa da quella che ci viene da sempre insegnata nei libri di storia. Concludiamo la nostra analisi mettendo in luce una particolarità progettuale che forse molti di voi già sapranno, ma che è sempre utile far notare. Ovvero che le tre piramidi di Giza ricreano perfettamente la costellazione della cintura di Orione. Leggiamo qualche informazione in più. Sappiamo che gli antichi abitanti dell'Egitto furono un popolo di osservatori di stelle. Per questo, la maggiore teoria riguardo alla posizione delle piramidi ci riporta fra i corpi celesti. Proprio Orione, incredibilmente, fu la costellazione alla quale si ispirarono. La teoria della correlazione di Orione specifica come le tre stelle della cinta erano perfettamente allineate con le tre piramidi di Giza 12.000 anni fa. La costellazione nei tempi antichi era associata all'aldilà e al dio Osiride. La cosa interessante in questo caso non è tanto il come hanno fatto ad allineare le tre piramidi con le tre stelle, ma piuttosto la scelta della costellazione stessa. Infatti è risaputo che la stessa costellazione è stata usata come riferimento anche per altri complessi piramidali sparsi in tutto il mondo. Un caso famoso lo possiamo trovare in Messico, con le piramidi di Teotihuacan, le quali sono state attentamente analizzate nel video intitolato La prova definitiva e che, a loro volta, ricreano perfettamente la costellazione della cintura di Orione. Se poi ci trasferiamo in Cina, anche lì ritroveremo, incredibilmente, lo stesso riferimento. Molti infatti non sanno che anche in Cina, più precisamente vicino alla città di Xi'an, famosa per il suo esercito di terracotta, esiste un vero e proprio complesso piramidale molto affascinante, ma che purtroppo non ha mai avuto grandi attenzioni dall'archeologia accademica. Per saperne un po' di più, leggiamo qui. Nel 1994, l'esploratore tedesco Erwin Hausdorff
riuscì ad ottenere i permessi per visitare alcune zone proibite tra la città di Xi'an e il suo aeroporto e, scalando una di queste piramidi, ne vide almeno un'altra ventina, tra cui quelle già viste da Meyer Schroeder e Oscar Maman nel 1912. Egli scattò alcune fotografie che, una volta sviluppate, mostrarono inequivocabilmente la presenza di numerose piramidi nella zona, piramidi che sembravano anche trovarsi alla stessa latitudine di quelle di Giza in Egitto. In particolare, tre di esse sembrano perfettamente allineate, come quelle egiziane, con la stella di Orione. Quindi, ora la domanda è scontata. Perché delle civiltà così antiche e così remote, che secondo la storia accademica non sono mai entrate in contatto tra di loro, hanno deciso di erigere complessi sistemi piramidali per ricreare la stessa costellazione? Secondo gli storici, si tratta sempre di un'altra curiosa coincidenza, come se nel cielo esistesse solo la costellazione di Orione. Peccato che non sia così semplice, perché è vero, la costellazione di Orione è facilmente visibile ad occhio nudo, ma lo stesso ragionamento vale anche per tante altre costellazioni. Quindi, il motivo per cui viene sempre scelta quella di Orione rimane inspiegato. Come discusso nel video La prova definitiva, la cui visione è altamente consigliata, il motivo per cui le piramidi ricreano la costellazione di Orione potrebbe risiedere nel fatto che tale costellazione è il luogo d'origine delle divinità dei tempi antichi, che le varie civiltà hanno descritto come visitatori provenienti dal cielo e quindi extraterrestri. In poche parole, le divinità aliene, che ovviamente avevano conoscenze tecniche e scientifiche molto superiori a quelle dei terrestri, avrebbero condiviso il loro sapere e la loro scienza agli umani, che di conseguenza avrebbero deciso di erigere tali complessi piramidali ed allinearli con la cintura di Orione come segno di omaggio, riconoscimento o dedizione. Ed ecco quindi spiegato il come gli antichi egizi conoscevano il grado di curvatura del pianeta, l'esatta posizione del nord e del meridiano terrestre. Sapevano tutte queste cose perché qualcuno, con conoscenze non terrestri, ha deciso di condividerle. Attenzione! Questo però non significa che le piramidi sono state per forza costruite dagli alieni stessi o sotto la loro guida. Può benissimo essere che gli egizi dell'epoca hanno ereditato le conoscenze aliene poiché sono state attentamente tramandate e custodite dai loro antenati che hanno avuto in passato un contatto diretto con le divinità extraterrestri. In poche parole, che sia stato prima o dopo, un contatto è avvenuto perché le prove di conoscenze tecniche e scientifiche impossibili per gli esseri umani dell'epoca ci sono e sono innegabili. Poi è ovvio che tirare in ballo gli alieni può risultare una cosa complessa e difficile da accettare, ma almeno è una spiegazione sicuramente più valida, onesta e seria rispetto a quella dell'egittologia accademica, che tratta banalmente il tutto come curiose coincidenze. È chiaro che questo atteggiamento è puramente ideologico. Gli egittologi sanno benissimo che se si mettessero a ricercare in modo serio l'origine di tali conoscenze, sarebbero costretti a buttare via tutti i loro libri e a ricominciare da capo trovandosi un nuovo lavoro. Del resto, come disse Lewis Sinclair, premio Nobel per la letteratura, è difficile far capire qualcosa ad un uomo quando il suo stipendio dipende dal non capirla. Se il video ti ha fatto riflettere e lo hai trovato interessante, lascia un like, condividilo ed iscriviti al canale. Inoltre, se vuoi approfondire altri misteri e cospirazioni, segui la pagina Instagram di Settore Zero. Link in descrizione. Grazie per la visione ed attenzione.